Subito in Italia, in una relazione dell'intelligence lancia l'allarme sulla minaccia anarchico-insurrezionalista e il caso Cospito ha fatto da detonatore. Gli anarchici sono la minaccia più concreta per la nostra Repubblica, a lanciare l'allarme, la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi in Parlamento. Nel 2022, evidenzia il rapporto, gli attentati riconducibili a quest'area in Italia sono stati 31. Due i fronti di lotta. Da un lato la guerra in Ucraina, dall'altro la questione del 41 bis legata ad Alfredo Cospito. Gli anarchici, dall'inizio dell'invasione russa, hanno messo in atto azioni per colpire aziende, banche ed enti di ricerca. Ancora più pericolosa la reazione dei gruppi insurrezionalisti per la vicenda Cospito. L'anarchico detenuto al 41 bis è da ottobre in sciopero della fame. Per esprimergli solidarietà sono stati organizzati presidi e cortei davanti a tribunali e penitenziari, con momenti di tensione con le forze dell'ordine. Situazioni che hanno richiamato sull'Italia l'attenzione di gruppi eversivi esteri e che hanno generato episodi violenti, come l'attentato incendiario ad Atene il 2 dicembre ai danni dell'auto di una nostra diplomatica, iniziativa poi rivendicata dai nuclei di vendetta Carlo Giuliani in solidarietà a Cospito. Domani occhi puntati sull'Università Statale di Milano. Gli anarchici hanno organizzato un'assemblea dal titolo Stato assassino, Cospito condannato a morte. Sabato invece a Torino previsto un nuovo corteo.